Ciao a tutti, grazie per essere su questo canale. Io sono Roberto Borrelli di Lotto Italia Software. Voglio ringraziare prima di tutti quelli di voi che mi hanno scritto dicendo che sono contenti di avermi conosciuto qui in video. Magari mi hanno seguito per tanti anni online sui miei siti di Lotto Italia. Ultimamente faccio questi video e sono contento anche io di conoscere voi, conoscere tante nuove persone che mi chiamano, mi ringraziano, eccetera. Io semplicemente non sono un mago. Sono una persona che studia queste cose, studia il lotto per 20 ore al giorno, 4 ore cerco di dormire, ma 20 ore al giorno studio queste cose, a parte quando esco per portare fuori il cane. L'uno degli ultimi miei programmi che ho fatto è questo Lotto Doppio Gioco Edizione Plus, targato 2020, ok? Perché è un programma che andrà molto forte ancora nel 2020, ancora, anche se siamo adesso nel 2019. Qualcuno mi ha detto, tu quando fai vedere i pronostici di questo programma salti di qua e di là, fai vedere solo quelli vincenti. No, non è vero, io semplicemente vi posso far vedere anche delle sequenze di 10 colpi che comunque hanno dato risultato. Questo significa che danno sempre risultato questi pronostici? La risposta ovviamente è no. Non danno sempre risultato. Diciamo che 7-8 volte su 10, 8 volte buone su 10 danno risultato. Quindi è un programma speculativo, specialmente per chi vuole giocare le terzine e quindi lambo in terzina. Con questo programma in particolare si giocano le ambate, l'ambata 50, per esempio in questo caso ruota di Bari, ambata 53 e ambata 3. Quindi si può fare un gioco speculativo sulle ambate. Se già avete un programma o un metodo, un vostro sistema che vi dà l'ambata, spesso è così, avete l'ambata quasi sicura, aggiungete queste due ambate sulla ruota suggerita. Questo programma ha la particolarità di suggerire le migliori ruote da mettere in gioco. Adesso in particolare ci sposteremo all'estrazione del 27 luglio, quindi avremo, ecco qua, 27 luglio è la estrazione numero 3975 nel programma e faremo delle prove. Ovviamente voi per avere un nuovo pronostico, quando comprate questo programma, che si paga una sola volta e si usa per sempre, non ci sono abbonamenti di sorta, lo comprate seguendo il link qui sotto nella descrizione e lo usate per sempre. Quando lo comprate potrete aggiornare le estrazioni, poi basta cliccare questo bottone, posizionati all'ultimo in archivio per un nuovo pronostico e poi basta cliccare suggerisci le migliori ruote, vi darà una, due o tre ruote da seguire, quelli sono i pronostici importanti e che vi fanno vincere spesso, non dico sempre perché non sono il mago di Arcella, ma spesso. Ripeto come si chiama il programma, Doppio Gioco Edizione Plus. Chi ha una versione vecchia prenda questo nuovo che è cambiato totalmente in pratica. Per favore mettete sotto mi piace, fatelo adesso, iscrivetevi al canale per essere sicuri di ricevere i video, insomma di essere informati quando io metto questi video e poi cliccate anche la campanellina, ok? E poi vi chiedo un favore, ma questo veramente ve lo chiedo da amico, perché con tanti di voi siamo amici, no? Perché ci conosciamo da 20 anni ormai. Qualcuno, no qualcuno, molti molti di voi comprano tutto quello che faccio e io sono contentissimo di questo perché è segno che vi piace il mio lavoro. Ecco, chiedevo a chi è amico di condividere questo video. Quindi prendete il link di questo video in alto, fate copia, ok, selezionatelo, fate copia e mettetelo nel vostro nella vostra bacheca Facebook, per esempio, ok? Mi aiutate a far crescere il canale, ve ne sarò grato. Bene, ci siamo spostati all'estrazione del 27 luglio 2019. Clicco suggerisci le migliori ruote. Il programma automaticamente fa una ricerca a ritroso e mi dice quali sono le migliori ruote da mettere in gioco. Parlo come una macchinetta per andare più veloce. Ruota di Cagliari, quindi qui sopra passo su Cagliari. Cagliari, ho questi pronostici che sono il 70 e il 60 e poi queste terzine, no? Quindi giocherò 70, 89, 87 su una bolletta per ambo e terno. Mettete qualcosetta sul terno perché capita il terno, non è frequentissimo ma capita. Ma il gioco speculativo si fa sulle ambate e sugli ambi. Gli ambi sono molto importanti. L'ambo in terzina paga circa 80 volte la posta. Bene. Qui a destra mi fa vedere sempre il primo risultato rispetto all'estrazione di calcolo. Vedete, estrazione
che è questa, la data 27 luglio 2019, e qui a destra mi fa vedere i risultati del 30.07.2019. Le ruote consigliate sono queste: Cagliari-Milano, perché non hanno dato risultato nelle ultime 20 estrazioni, basandosi su questo algoritmo che ho impostato io e che è riservatissimo e non lo cedo neanche sotto tortura, quindi non torturatemi perché non parlo. Ruota di Cagliari, andiamo avanti al secondo colpo, non c'è niente. Allora, 27,7, andiamo avanti, abbiamo subito lambata 70 al terzo colpo, vedete qui sopra il terzo colpo, quindi già potrei accontentarmi, no? Però se esce qualcosa entro il terzo colpo, andiamo a vedere avanti se è successo qualcos'altro. No, in questo caso no. Andiamo a Milano. Milano, perché ritardo nel risultato, ruota consigliata. Milano, andiamo avanti, secondo, terzo, quarto. Oh, guardate che bello, ho un bel lambo 59,61 al quarto colpo dal sistema a questo qui di destra. Infatti avrei giocato 54, 59, 61 e avrei preso lambo 59, 61 che paga circa 80 volte la posta. Andiamo avanti, vediamo se c'è qualcos'altro. C'è un altro lambo dall'altra parte e anche lambata, 86. Ah no, scusate, non è un lambo, ho visto male. 86 è solo lambata perché ovviamente si ripeteva qui. Quindi è solo lambata in questo caso, ma mi sta bene. Ok, perfetto. Quindi diciamo che tutte e due mi hanno dato comunque un risultato. Adesso vado alla estrazione successiva, cioè quella del 30/7/2019. Clicco suggerisci le migliori ruote. Fate sempre questo voi anche quando siete all'ultima estrazione per avere un nuovo pronostico. Ruota di Firenze, andiamo su Firenze. Ritardo nel risultato, ruota consigliata. Primo colpo niente. Terzo, quarto. Al quarto colpo c'ho il 61. Quindi c'ho lambata, lambata è molto speculativa, ancora 61 è uscito di nuovo. Vi ripeto, lambata è speculativa, cioè permette di vincere 10 volte la posta. Qui parliamo di solo due ambate con una ruota, quindi adesso se mi dite che è facile, aspetto le vostre ambate. Non è così facile. Vediamo che cosa. Ah, beh, aspetta, andiamo un attimo avanti fino alla decima, ok, non importa. Guardiamo Napoli. Napoli, ogni volta che cambio ruota, la parte per controllare, cioè il tabellone qui per controllare, mi si riposiziona al primo turno di gioco utile. Vedete? 37, primo turno di gioco utile 1 agosto. Ok, sono su Napoli. Perché Napoli? Perché consigliata. Ritardo nel risultato, ruota consigliata. Terzo, quarto, quinto. Al quinto colpo c'ho lambata. Ok, interessante, questo. Va bene. Allora, ecco qui. Allora, Napoli è stato ritardo nel risultato, ruota consigliata. Perfetto, siamo andati avanti ancora. Abbiamo un altro lambo 42-62. 42-62. Molto buono questo, eh. Andiamo avanti ancora. E basta, non ci ha dato più niente. Comunque ci ha dato qualche cosa. Andiamo avanti, quindi siamo all'1 agosto. 1 agosto, faccio suggerisci le migliori ruote. Mi dà Firenze, vediamo se c'è qualcosa a Firenze. Quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo. No, Firenze non mi ha dato niente. Ragazzi, non è che se ci prendevo tutti i colpi su 10, a quest'ora mi facevano il monumento qui a Falconara dove abito io, però. Uno è saltato, ok, su 10 per adesso uno è saltato. Andiamo all'estrazione successiva, 3978 del 3 agosto. Faccio suggerisci le migliori ruote. Non mi dà niente, quindi seguo Bari o non gioco per niente, io non giocherei per niente, oppure seguo Bari. Seguiamo Bari visto che vogliamo seguire qualcosa. Facciamo avanti, avanti, avanti. Abbiamo il 20, non è un ambo, è solo il 20 perché è ripetuto qui nelle terzine. Ovviamente quando c'è una terzina fatta da 20, 20, 86, neanche ve lo sto a dire, insomma, giocherete solo 20, 86, solo lambo in questo caso. Quindi lambata me l'ha data comunque. Ok, ci spostiamo a quella successiva.
estrazione successiva. Le sto facendo tutto in fila, non è che sto saltando di qua di là. Quindi sono al 6 agosto, faccio suggerisci le migliori ruote. Abbiamo Roma, Roma, vediamo cosa succede a Roma. Roma, 6 agosto, al primo turno niente. Secondo abbiamo Lambot 75-27, buono. Buono, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo. E al decimo c'ho di nuovo un'ambata, va bene, qualcosa è. Comunque mi ha dato Lambo subito. Andiamo avanti, siamo al 8 agosto, facciamo suggerisci le migliori ruote. Abbiamo Bari, ritardo nel risultato, e Milano. Quando è Bari? A me piace di più perché questo programma era nato per Bari all'origine, quindi quando anche la ruota suggerita è Bari, per qualche motivo mi ispira. È una delle mie ruote preferite, Bari, anche se non abito a Bari, però mi piace come ruota. Andiamo a vedere, primo colpo niente, secondo, terzo, quarto. Al quarto colpo abbiamo subito lambata. Ok, lambata 2. Al quarto colpo siamo in vantaggio, eh. Poi nient'altro, non importa. Andiamo avanti, siamo arrivati al 10 agosto. Suggerisci le migliori ruote. Oh, questa volta abbiamo 4 ruote. Io se sono 4 ruote magari non l'avrei giocato, però controlliamo un attimo che risultati hanno dato. Io gioco quando sono da 1 a 3. Finora le abbiamo prese tutte tranne una volta, tranne un pronostico. Siamo bravi? No, siamo bravissimi. Allora, Bari. Andiamo avanti, ecco qua, allora, primo colpo, secondo, terzo, allora, siamo al quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, solo al decimo un'ambata, quindi qui niente di che. Genova, perché è in ritardo nel risultato, Genova quasi subito, al terzo colpo c'ho l'ambata, quindi questo è buono. Vediamo se c'è qualcos'altro. C'è ancora lambata al decimo colpo, ma già l'avevo presa. Diciamo che se c'è un risultato già nei primi 2-3 colpi conviene continuare, perché segno che quella ruota deve ancora snocciolare qualche frutto. Altrimenti, se arriva un risultato al sesto, quinto, sesto, settimo colpo, lasciate stare, prendete quello, raccogliete e a casa. Va bene? Andiamo adesso a vedere Napoli. Ah, ho sbagliato. Faccio il giro Napoli, ogni volta che scelgo la ruota qui mi si riposiziona al primo colpo, ma ho subito al primo colpo 42-62 da Napoli, eh? Quindi avrei giocato 6, 42-62 e ho Lambo 80 volte l'opposta. Se non è speculativo un Lambo da 80 volte l'opposta, ditemi voi che cosa lo è. Va bene, andiamo avanti per vedere se c'è qualcos'altro. Mi sembra in questo caso di no. Ok, prendiamo Venezia. A Venezia abbiamo subito lambata 81 al primo colpo. Secondo, terzo, oh, terzo colpo, guardate un po', doppio ambo 43 31 43 29. Interessante, vero? Andiamo avanti ancora. Un altro ambo 43 86 al quinto colpo. Insomma, questo Venezia ci ha dato dei bei risultati, a quanto pare. Oh, adesso andiamo veloci, che se no vi faccio perdere tutto il pomeriggio. Qui 13, estrazione 3982 del 13 agosto. Suggerisci le migliori ruote? Giochiamo Bari oppure non giochiamo? Giochiamo Bari. Andiamo avanti. Vediamo Bari che cosa mi dà. Mi dà lambata al quarto colpo. Va bene. Andiamo avanti ancora. Ok, siamo al 16 agosto. Suggerisci le migliori ruote. Anche questa volta sono tutte già positive nelle ultime 20 estrazioni, quindi se voglio gioco Bari oppure non gioco per niente. Comunque posso controllare il programma anche se non gioco, no? Oh, mi dà ancora Bari 44 al sesto colpo, lambata. Mi piace lo stesso. Mi piace lo stesso. Ah, oh, c'era un ambo anche, mi ha dato anche un ambo, va bene. Vado avanti ancora, siamo al 17 agosto. Suggerisci le migliori ruote. Oh, che bello! Una delle situazioni che mi piace di più. Ambo, scusate, pronostico solo su Roma. Roma non fa la stupida. Ok, secondo colpo,
Ambo 8136, Ambo Intersina, 8136, vediamo se dà qualcos'altro. Un altro Ambo con lambata anche, 4967. Mi piace, vi ripeto, non sono io che sono bravo, sono bravissimo. No, a parte gli scherzi, insomma, ragazzi, io mi dedico tanto a questa cosa. E siamo arrivati, vi ho fatto vedere 10 colpi, cioè 10 pronostici, uno dopo l'altro, praticamente tutti, o qualche ambata o qualche ambo intersina, tutti l'hanno dato. Non ci è capitato un terno, ma ci è capitato nell'altro video che avevo fatto. Meglio di così non posso fare, anzi, meglio di così non può fare nessuno. Vi raccomando di prendere questo programma per avere i nuovi pronostici, posizionandovi all'ultimo, eccolo qua, posizionati all'ultimo in archivio per un nuovo pronostico e cliccando suggerisci le migliori ruote per avere il nuovo pronostico. Il programma si chiama Lotto Doppio Gioco 2020 Edizione Plus. Per favore, mettete mi piace, condividete questo video e sotto trovate tutte le informazioni per ordinare oggi stesso il programma e poterlo scaricare e usarlo subito su un qualsiasi PC con Windows. Grazie, buona giornata, a presto!